Buonasera a tutti, rieccoci qui su One Booking One Minute e vedete già qui presente una presenza costante, non fissa, ma costante del nostro canale YouTube One Booking One Minute. Ciao Emanuele. Ciao Andrea, grazie di nuovo per l'invito. Allora, l'invito è d'obbligo perché ho visto che tu hai scritto un altro libro nel 2022, se non sbaglio, giusto? Sì. Su un argomento molto interessante, andiamo subito a vedere qual è il libro. Ecco qua, Nella testa dello zar, i segreti di Vladimir Putin. Tu quindi hai voluto fare un libro su una personcina, insomma, che nell'ultimo anno e mezzo è conosciuta, diciamo, anche dai sassi per motivi purtroppo non tanto simpatici. E quindi volevo chiederti, Emanuele, innanzitutto, perché fare un libro su Putin? Beh, allora, considera che io sono un esperto di geopolitica, ma poi ho comunque delle aree nelle quali sono più specializzato di altre. Una di queste è appunto lo spazio post-sovietico, infatti i miei studi sono stati condotti in Russia ai tempi dell'università, ho vinto una borsa di studio, ho vissuto lì per anche più tempo di quello che avrei dovuto vivere. Ho scritto anche la mia tesi lì, in collaborazione tra l'altro con il Valdai, cioè il think tank di Putin. Quindi diciamo che sono anche molto sfrontato, no? Quando voglio fare una cosa me la metto in testa e la faccio. Quindi la Russia è sempre stata al centro dei miei studi. Perché questo libro? Beh, innanzitutto penso che sia una delle figure più interessanti e sicuramente nella top 5 dei nostri tempi. Quando si parla ovviamente di statisti, se ti dovessi fare un elenco, lui sarebbe appunto nella top 5 insieme probabilmente a Papa Francesco, Erdogan, Xi Jinping, poi forse Trump, però Trump più come fenomeno che come persona, ok? Tutto quello che ha creato Trump. Quindi, tornando a Putin, perché è un libro su di lui? Perché sulla Russia c'è tanta disinformazione, così come la Russia al tempo stesso fa disinformazione. Nei nostri confronti c'è anche tantissima disinformazione occidentale nei confronti della Russia. E ti dirò di più, non è soltanto disinformazione, a volte è misinformazione. Cioè noi crediamo di fare informazione sulla Russia, proiettando però le nostre preconvinzioni, i nostri stereotipi, i nostri preconcetti orientalistici, esotici della Russia. Quando facciamo le nostre analisi, questa è una delle grandi pecche dell'analisi geopolitica, ma anche dell'analisi strategica occidentale quando si parla di Russia e non soltanto, perché poi comunque è una pecca la nostra, l'occidentalocentrismo che ci insegue ovunque. Ai tempi della guerra fredda, per capire la Russia, per capirla veramente, anche se all'epoca si chiamava Unione Sovietica, fu fondata una disciplina, la cremlinologia, che però è morta insieme alla fine della guerra fredda. È vissuta quindi il tempo, no? Di capire un attimo come affrontare la minaccia del comunismo sovietico. Gravissimo errore, perché noi tendiamo ancora oggi, no? A leggere la Russia con le stesse lenti con le quali un francese legge l'Italia, con le quali un italiano legge la Germania. Però la Russia, questo è sempre stato il nostro problema, questa è sempre stata la vera questione, non è mai stata Occidente, così come al tempo stesso non è mai stata neanche completamente Oriente, ce lo dice la storia, ok? L'Europa prova a integrare la Russia, a un certo punto sente comunque la minaccia, perché parliamo dello stato più grande del mondo, con una componente slava, tra l'altro molto considerevole, e che quindi è anche capace di esercitare una certa influenza culturale nei Balcani, e quindi la rifiuta. La Russia al tempo stesso a volte approfitta delle aperture europee, appunto per fare ciò che temono gli europei, ovvero esercitare influenza nei Balcani attraverso il panslavismo, così da espandersi, avere una leva negoziale nei nostri confronti. Cioè questa è la storia praticamente di tutto l'Ottocento. Un andirivieni che è andato avanti ancora, è andato avanti poi nel tempo, va avanti ancora oggi. E noi dobbiamo capire questo, che la Russia appunto non è né Europa, però al tempo stesso non è neanche Asia, è entrambe le cose, è Eurasia. Questo libro è un libro che parla di Putin, ma al tempo stesso parla della Russia. Non a caso io ho dedicato diversi capitoli
alle varie facce di Putin, che ne compongono, alle varie facce di Putin, ecco. E quindi parlo ad esempio del Putin eurasiatico, il Putin spia, il Putin ortodosso e addirittura il Putin islamico, perché poi molte persone quando si parla di Russia, noi, come ti dicevo prima, noi tendiamo a idealizzarla. Per noi la Russia che cos'è? È slava ed è ortodossa, appunto. La Russia in realtà è molto più di questo. La Russia è anche una sorta di nuova Gerusalemme, perché ha al suo interno una componente ebraica molto numerosa che ancora oggi continua ad avere un'influenza incredibile, tanto sulla politica quanto nella cultura. Quindi la Russia è anche ebraica. La Russia però è anche incredibilmente buddista. Ci sono regioni a maggioranza buddista all'interno della Federazione Russa. Ci sono molti templi buddisti, soprattutto tra Siberia ed Estremo Oriente. Ma la Russia è anche soprattutto incredibilmente islamica. Adesso non ricordo bene i dati, comunque li cito nel libro e poi li ho ricontrollati tempo fa proprio perché ho scritto un'analisi su questo tema. Russia, terza Roma e seconda Mecca. Se non erro, ci sono più di 10 repubbliche all'interno della Russia che sono a maggioranza islamica. Quando dico più di 10, forse potrebbero essere anche più di 15 in realtà, però sai, con più di 10 vado sul sicuro. E soprattutto abbiamo poi la minoranza islamica che cresce a vista d'occhio, perché comunque c'è anche un tasso di natalità molto più alto rispetto a quello delle altre componenti etniche della federazione. Abbiamo in Russia alcune delle moschee più grandi dell'intera islamosfera. Abbiamo la Russia che ha firmato documenti sull'Islam, cioè uno dei documenti più importanti degli anni recenti su che cos'è l'Islam. Perché comunque l'Islam, lo sai, no? È una costellazione molto variegata, anche se noi appunto con questo maledetto orientalismo tendiamo a mettere tutto all'interno dello stesso calderone. È una costellazione variegata, sunniti, sciiti, alawiti, quant'altro. E quindi uno dei documenti più importanti dell'attualità per sancire che cos'è l'Islam, pensa, è stato firmato a Grozny, la capitale della Cecenia, alcuni anni fa. Quindi giusto per rendere l'idea, no, di che cosa sia la Russia. La Russia non è soltanto cristiana, la Russia è anche islamica, islamo-cristiana. Putin è tutto questo. Putin condensa tutte le caratteristiche dell'anima russa al suo interno. Infatti io lo descrivo come il russo più russo che sia mai arrivato sul trono del Cremlino. Sì, infatti, il tuo libro è un bel saggio di circa 120 pagine, è molto denso, quindi il fatto che comunque sia 120 pagine, ti dico la verità, non è una lettura che tu puoi fare così sfogliando, ti ci devi applicare perché è molto pieno di cose interessanti, molto pieno di statistiche, molto pieno di informazioni che io ho letto per la prima volta leggendo il tuo libro, proprio per questo, per quello che ne dicevi tu. E volevo citare due, diciamo, citazioni che tu fai all'interno del tuo libro, proprio una è l'introduzione e una nel primo capitolo. Nell'introduzione c'è: la Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro ad un enigma, e questo l'ha detto niente che Winston Churchill, quello che dicevi tu appunto che cos'è la Russia, è difficile riuscire a capire, il paese più grande del mondo, 11 fusi orari, appunto religioni, paesi, popolazioni diversissime tra di loro. E nel primo capitolo, che tu titoli il Silovik, penso di averlo detto bene, non lo so, Sì. poi ora ci spiegherai anche cos'è il Silovik, tu dici, per capire Putin, o meglio non tu, citi, per capire Putin si deve leggere Dostoevskij, non il Mein Kampf di Henry Kissinger, questa citazione. Anche se, ripeto, ultimamente ci sono molti punti similari tra i due, però. Quindi volevo dirti che cos'è, chi è il Silovik? Perché anche questa è una figura, che non si sente mai, non ne ho mai sentito, ne ho mai letto prima di leggere il tuo libro. Silovic possiamo tradurlo come securocrate, cioè una persona che si è formata all'interno degli apparati securitari, quindi l'intelligence, i servizi segreti, ma può essere anche comunque l'esercito, e che ad un certo punto della sua vita entra in politica. Noi in Occidente non siamo molto abituati a questa figura, perlomeno non oggi, perché poi in passato in realtà di securocrati che sono anche entrati
che sono anche arrivati alla presidenza, ne abbiamo avuti. In Russia però questa è una costante. Il Siluvik non si parla per forza di un presidente, attenzione, si parla anche di un consigliere. Il Siluvik è una figura, quindi come dicevo, costante, ricorrente, ed è sostanzialmente una persona che mette la sua expertise in materia di sicurezza, affari militari, controinsurrezione, guerriglia, disinformazione, al servizio della figura più potente che c'è, ovvero il presidente. Putin è un Siluvik, perché lui si è formato all'interno del KGB, era di stanza in Germania Est, ruolo poi sul quale ancora oggi, ma penso resterà sempre, un certo alone di mistero, perché non si è mai capito bene che cosa stesse facendo Putin in Germania Est. Faceva le fotocopie? Oppure, come dicono alcuni, si coordinava con i gruppi di estrema sinistra che operavano in Germania Ovest. Quello che sappiamo comunque è che Putin, finita la Guerra Fredda, arriva a San Pietroburgo, entra nell'ufficio del sindaco e lì inizia una scalata che lo porterà al Cremlino l'ultima sera del 1999. Parlare di Putin, parlare di questo Silovik, di questo suo lato Silovik, significa anche parlare dei Siloviki che lo circondano, perché poi Putin, in quanto persona che si è formata nei servizi segreti, quindi una persona molto attenta alle tematiche securitarie, si è circondato a sua volta, una volta arrivato al potere, di ex colleghi. Ha quindi realizzato un intero regime basato, fondato, composto da Siloviki. Perché è importante parlarne? Perché un politico ha per forza di cose un'altra cultura, un'altra formazione, un'altra tradizione, un altro modo di vedere il mondo rispetto a un Siluvik. Per il Siluvik tutto è sicurezza. Per il politico tutto può essere negoziato, perché la politica è l'arte della negoziazione, un po' come la diplomazia, anche se la politica poi è molto più volgare della diplomazia. Il Siluvik no, è una persona che magari può negoziare su alcuni temi, in realtà però si tratta di una finta negoziazione, perché ciò che conta per il Siluvik non è la pecunia, che conta invece per il politico, ma è la sicurezza nazionale. E Putin, non a caso, io penso che noi continuiamo a non capirlo, non l'abbiamo capito tutti questi anni, perché l'abbiamo trattato come un politico, pensando che, come spiego poi nel libro, fosse stato disposto a cedere, a raggiungere dei compromessi con noi per quello che riguarda la posizione geopolitica di stati post-sovietici, quando in realtà l'abbiamo capito benissimo già nel 2008, ai tempi della dimenticata Georgia, come Putin non fosse disposto a cedere su nulla. Lui ti diceva sì, ok, va bene, la Georgia è libera di fare quello che vuole, è uno stato indipendente. All'indomani però del vertice della NATO di Bucarest, nel quale poi si ventilò l'ipotesi, effettivamente se ne parlò, ma la Georgia comunque non sarebbe potuta entrare nella NATO per il semplice fatto che aveva al suo interno due conflitti congelati, in Abkhazia e in Ossetia del Sud, cosa che quindi impedisce di fatto l'ingresso del paese all'interno dell'Alleanza Atlantica, lo stesso motivo per cui la stessa Ucraina non potrà entrare nella NATO fino a quando non saranno risolti i problemi nei suoi territori orientali, ai quali poi si sono sommati dall'anno scorso anche problemi di altra natura, no? Esattamente, cioè delle repubbliche separatiste sono state trasformate in repubbliche russe, cioè una cosa completamente diversa. Comunque sia, Putin già nel 2008 sembrava disposto a negoziare con l'Occidente la posizione geopolitica della Georgia, ma non è avvenuto. La poi invasa, il mondo visione non se l'aspettava nessuno, non se l'aspettava neanche Obama, non se l'aspettava nessuno, così come l'anno scorso nessuno si aspettava l'invasione dell'Ucraina. Certo, avevamo i servizi segreti britannici che ci dicevano da mesi, attenzione che la Russia sta per invadere, questo giro sarà guerra, però parlandoci onestamente, chi è che crede più ai servizi segreti britannici? Ci dissero praticamente la stessa cosa già nel 2021,
nell'aprile 2021, quando la Russia ammassò una concentrazione di forza ai confini dell'Ucraina orientale, più o meno paragonabile a quella ammassata alla vigilia della guerra iniziata l'anno scorso, cioè si parlava di 100-150.000 truppe pronte ad invadere. All'epoca però quella concentrazione di truppe servì a negoziare con Biden, infatti di lì a breve, dall'aprile 2021, si sarebbe arrivati a che cosa? Al vertice di Ginevra tra Putin e Biden, quindi sai, no? Diplomazia delle cannoniere, tipico delle grandi potenze. Servizi segreti britannici poi per altre ragioni ormai sono completamente privi di credito nella comunità internazionale. Pensiamo ad esempio alla storia delle armi di distruzione di massa in Iraq, no? Quindi molta gente diffidava delle informative dei servizi segreti britannici per queste e per molte altre ragioni. Poi però Putin effettivamente ha invaso. A questo giro quindi i servizi segreti britannici ci avevano visto giusto. Quindi tornando a noi, perché è importante parlare di Putin, del suo lato Silovik? Perché se noi ne avessimo parlato prima, forse non saremmo arrivati alla guerra in Ucraina. Forse avremmo, ti dico di più, avremmo potuto persino evitare l'invasione della Georgia, la povera Georgia della quale nessuno sembra interessato alla Georgia, troppo vicina alla Russia, quindi troppo lontana dall'Europa. Anche se i georgiani sono, ti dirò di più, molto più europeisti degli ucraini, perché l'Ucraina... Certo, questo l'abbiamo visto anche di recente, l'abbiamo visto, tutte le manifestazioni pro-Europa, perché i georgiani si sono resi conto che tutti gli ex satelliti russi che sono entrati in Europa hanno aumentato di molto lo stile di vita, la propria economia, quindi i georgiani, visto anche il livello del loro governo molto fino russo, giustamente adesso premono per entrare nell'Europa, almeno nella sfera dell'influenza europea, staccandosi da quella russa, giustamente. Con la differenza che la Georgia, come ti dicevo, è troppo vicina alla Russia ed è troppo lontana dall'Europa, soprattutto al suo interno due conflitti congelati che potrebbero essere decongelati anche domani. Quindi la Georgia è un paese che sogna l'Europa, ma che la realtà costringe a stare tra le braccia della Russia. Come dicevi tu, anche l'attuale governo, sì, oggi diciamo che sta adottando delle politiche di neutralità velatamente filorusse. C'è da dire però un'altra cosa, che l'Occidente non ha aiutato la Georgia, e quindi la Georgia, davanti alla prospettiva di una nuova invasione, non può che scendere a compromessi con la scomoda Russia. Quindi si trova in una situazione incredibilmente delicata, nella quale non si incontra però ad esempio l'Ucraina, che è stata sì invasa dalla Russia, però attenzione, noi l'Ucraina la possiamo aiutare, la stiamo aiutando, perché di fatto è in Europa, è nell'Europa geografica. Le armi possono arrivare dalla Moldavia, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Polonia, capisci? La Georgia no. Sì, è vero, c'è il Mar Nero, ma non è la stessa cosa. Soprattutto cambiano anche le dimensioni. I russi arrivarono alle porte di Tbilisi nell'arco di una settimana. E poi la Georgia è un paese piccolino, insomma, con pochi milioni di abitanti rispetto all'estensione dell'Ucraina, alla popolazione ucraina pre-guerra, che era all'incirca di 40 milioni di abitanti. C'è tutto un altro paese, insomma, rispetto alla Georgia. Visto che io volevo parlarne alla fine, visto che hai introdotto il tema Ucraina, ti volevo chiedere, perché da qualche mese molti tuoi colleghi parlano appunto di questa cosa, visto che ora c'è tutta una fascia di Ucraina che è occupata più o meno dalle truppe russe stabilmente. Alcuni tuoi colleghi dicono: per riuscire a congelare il conflitto potremmo proporre all'Ucraina di cedere quella parte già nelle mani della Russia sostanzialmente, paventando la possibilità di farla entrare nella NATO. Tu cosa ne pensi di questa cosa? In due minuti, so che è una domanda difficilissima, però se ne sta parlando penso che tu lo sappia, insomma, visto che frequenti quel club, tra virgolette. Cosa ne pensi di questa possibilità che è sul piatto, perché
Gli europei ormai non è che abbiamo avuto noi una grande capacità di munizionamento e lo stiamo completamente finendo. Gli stessi americani si stanno rendendo conto che per aiutare l'Ucraina si stanno sguarnendo in funzione anche di un possibile confronto con la Cina, insomma, non conviene avere gli arsenali vuoti. Quindi si sta parlando sempre di più di questa cosa negli ultimi mesi. Tu come la vedi, secondo te? Allora, io penso che in Ucraina gli scenari siano sempre stati due. Scenario alla coreana, cioè abbiamo un'Ucraina centro-occidentale, filo-occidentale, inglobata nella nostra sfera di influenza, abbiamo un'Ucraina orientale, di fatto non indipendente perché non ne riconosciamo l'annessione alla Russia, riconosciamo però che de facto è parte della sfera di influenza della Russia. E abbiamo poi un altro scenario, che è quello di cui tu hai appena parlato, cioè accettiamo il fatto compiuto, accettiamo il fatto che questi territori sono stati perduti. Convinciamo la Russia, scusami, convinciamo l'Ucraina soprattutto a sanzionarne l'avvenuto trasferimento. Perché? Perché poi possiamo comunque farla entrare nell'ombrello della NATO. Cominciamo l'Ucraina che perde dei territori, sì, ma che quei territori comunque non erano mai stati completamente suoi, perché abitati da popolazioni in larga parte russofone, dunque russofile, che dal 2014 al 2022 hanno sostenuto comunque una guerra irregolare a medio-bassa intensità contro il governo centrale e che a partire dal 2022 hanno comunque accettato, ce lo dice il fatto che mancano sabotaggi di rilievo, che mancano proteste, opposizione e quant'altro, hanno accettato il dominio russo. Quindi, Ucraina, tu accetta di perdere questi territori. Noi in cambio però che cosa ti diamo? L'ingresso nella NATO, l'ingresso nell'Unione Europea, quindi investimenti, manca un ombrello militare che sarà una garanzia contro future invasioni. Perché tu oggi sei stata invasa in quanto ti trovi in un limbo geopolitico. Tu vuoi essere Occidente, ma non lo sei. La Russia ti vuole per sé, ma non sei della Russia, non ti senti russa. Però al tempo stesso non hai accordi di mutua difesa, di sicurezza con nessun paese. Questo quindi ti ha esposta all'aggressione, che quindi è avvenuta. Noi ti assicuriamo che se tu cedi questi territori, non ci saranno più invasioni, perché se la Russia dovesse invaderti si ritroverebbe contro tutta la NATO e quindi sarebbe terza guerra mondiale. I russi possono essere sicuramente persone molto dure, non sono però folli, quindi non arriveranno mai al punto di invaderti di nuovo. Io trovo che sia, ecco, una proposta ragionevole, ma appunto questa è un'opinione personale perché poi a decidere dovranno essere gli ucraini. La loro è la prima e l'ultima parola, sono loro che sono stati invasi, sono loro che sono stati aggrediti, sono loro quindi che Certo. dovranno decidere cosa fare di questi territori. Anche perché dire cederli, dire cedeteli per noi può sembrare facile, in realtà c'è un motivo se la Russia ha anche invaso l'Ucraina centro-orientale, sai, lì si trovano le più importanti miniere di cui l'Ucraina disponeva. Miniere di terre rare, di risorse strategiche, c'è un po' di tutto nell'Ucraina centro-orientale e c'è un po' niente nell'Ucraina centro-occidentale. Quindi l'Ucraina sì, si toglierebbe un problema, che è quello della quinta colonna, cioè le popolazioni russofone e russofile che parteggiano col Cremlino. Al tempo stesso, però, è come togliersi un polmone. Certo. Praticamente dai alla Russia un territorio che è un forziere di ricchezze geologiche. Ricchezze che non si trovano dall'altra parte del tuo paese. Quindi diventeresti, comunque, baratteresti una dipendenza per un'altra, perché poi comunque l'Ucraina si ritroverebbe a dipendere per forza dall'Europa, diventando una specie di colonia economica dipendente dall'Europa per investimenti, crediti, fondi per la ricostruzione. Certo, non inutile anche solo paragonare, no? Comunque una dipendenza dall'Unione Europea a quella della Russia. Sappiamo bene che sono due cose diverse. Dobbiamo però considerare questo, che abbiamo sempre a che fare con un popolo che esce da secoli di inglobamento coercitivo, nella sfera di influenza russa.
che quindi ecco sogna l'indipendenza. Io penso che gli ucraini un giorno, quando finirà la guerra, fra molti anni, cioè o meglio, la guerra finirà, penso, spero a breve, ma dico fra molti anni, quando sarà parte dell'Occidente, ecco, potrebbe ritrovarsi in una posizione molto ingombrante, che potrebbe non piacerle, sperimentando quello che ha sperimentato la Grecia in tutti questi anni, cioè prestiti e aiuti condizionati. Perché non dimentichiamoci che quello che sta dando l'Europa, quello che sta dando oggi, che sta dando gli Stati Uniti all'Ucraina, non sono aiuti a perdere. L'Ucraina li dovrà restituire. Certo, non tutti, sappiamo benissimo che sono aiuti ad un paese in guerra, ma una parte dovrà essere restituita. Quindi l'Ucraina un giorno si ritroverà comunque ad avere a che fare con dei riscossori e Il quindi Fondo sarà. Monetario Internazionale, l'Unione Europea, insomma, sono scenari appunto che già abbiamo visto in Europa e che venivano paventati anche per l'Italia. Allora, Quindi Emanuele, scusa, volendo tornare al tuo libro, perché in effetti il motivo per il quale sei qua è questo qua, parlare del tuo libro Nella testa dello zar, io ti volevo chiedere perché secondo te, perché anche lo scrivi tu nel libro, Putin è così ossessionato dagli zar che lo hanno preceduto, perché lui si sente uno zar, e questo lo ha detto anche, diciamo, Lavrov nei vari consessi internazionali, che Putin, segue i consigli di Pietro, di Caterina, cioè lui ha, delle figure che sono appunto gli zar che hanno fatto grande la Russia. E lui ci rivede molto, secondo me. Addirittura tu dici, ci sono certe parti della vita, della politica di Putin, e lui, che lui si comportava come uno zar. Adesso si sta comportando come un altro zar. Perché lui veramente è così ossessionato da questo passato? Forse perché lui vuole di nuovo che la Russia sia grande come lo fu durante la Prima Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale o addirittura anche prima? guarda, questa è una domanda interessantissima. Io penso che Putin sia ossessionato dagli zar per due motivi. Un po' perché è russo, e in Russia il passato è presente. Il passato in Russia non passa mai. La seconda cosa è questa. Gli zar hanno significato per la Russia tutto. Non si può parlare di Russia senza parlare della Russia imperiale, ma soprattutto non si può parlare della grandezza che riuscirono a costruire gli zar senza parlare anche della distruzione che riuscirono a portare, perché la Russia inizia e finisce con gli zar. Inizia praticamente con le campagne espansionistiche dei Romanov che portarono la Russia a diventare lo stato più grande del mondo. Finisce con le campagne espansionistiche dei Romanov, culminate appunto nella decisione di entrare nella prima guerra mondiale, che sancirono la fine, l'estinzione di un attore storico, cioè l'impero russo, sostituito qualche anno dopo, terminata la guerra civile, dall'Unione Sovietica. Quindi Putin è un uomo che ha incredibile consapevolezza di quello che si può fare con il potere. Col potere si può schiacciare gli altri. Dal potere si può essere schiacciati. Ce lo insegna la storia degli zar. Putin è un uomo che quindi, diciamo, venera gli zar perché sa che i russi hanno bisogno di una bussola. Questa è l'epoca del ritorno delle identità al centro delle relazioni internazionali e della globalizzazione. Putin è convinto che vinceranno non i popoli post-identitari, come siamo ad esempio noi occidentali, ma che vinceranno la cosiddetta competizione tra grandi potenze, che Papa Francesco invece ha ribattezzato la terza guerra mondiale in frammenti, soltanto i popoli che hanno consapevolezza del proprio passato, perché se tu hai consapevolezza di ciò che sei stato, potresti anche capire che tu puoi tornare a essere ciò che sono stati i tuoi avi, tu puoi tornare a dare al tuo paese la grandezza che fu. Quindi il passato non è mai soltanto passato, il passato potrebbe tornare, potrebbe anche essere il tuo futuro. Questo è il contesto all'interno del quale si inquadrano i tentativi di Putin di rinazionalizzare le masse in direzione del conservatorismo e di instillare in loro la passione per gli zar. Certo. Allora, Emanuele, io ti volevo ringraziare di essere stato di nuovo qua con noi con One Book in One Minute per presentare il tuo libro.
Nella testa dello zar Emanuel Pietro Bon. E volevo dire che una delle parti più interessanti che c'è nel tuo libro è il rapporto, appunto, che tu hai accennato all'inizio con l'Islam, e qui, appunto, si può vedere anche i rapporti sempre più stretti tra Turchia e Russia, che comunque la Turchia si vede come nuovo attore islamico globale, però forse vede la Russia anche diciamo, un concorrente, cosa che, come dici tu, da noi questo messaggio non passa, mentre siccome Erdogan non è che è l'ultimo degli arrivati, se ne rende benissimo conto. Quindi questa è una parte del tuo libro che ho molto apprezzato e che quindi consiglio a chi lo leggerà di approfondirla. Grazie E mille. quindi, Emanuele, io figurati, ti ringrazio sempre e spero di rivederti presto. Vabbè, ma tanto, ripeto, tu sei ormai una presenza costante del canale, quindi sicuramente a breve ci darai anche altre soddisfazioni editoriali. Non voglio fare spoiler, però insomma, ti ringrazio sempre, Emanuele. Va bene? Grazie mille, quando vuoi lo sai, è un piacere partecipare. Ok, ciao e grazie a tutti per coloro che guarderanno il video e lo ricondivideranno. Buona serata. Un saluto a tutti.